Eccoci qua, benvenuti ragazzuoli su Days Gone. Questo è un nuovo episodio, dovrebbe essere, se non erro, l'episodio 7. Mi dispiace di aver fatto un mare di confusione perché ho registrato troppi episodi di fila e ho registrato non sapendo qual era la secondaria, la primaria, perché a volte succedono delle cose comunque interessanti, però che non sono in effetti missioni principali, capito? Quindi io quegli episodi lì non ve li caricherò, ma li ho già eliminati, li caricherò più o meno il proseguimento della storia. Detto questo, ci troviamo qua perché qua c'è un accampamento in vostra assenza. Io ho fatto un bel po' di cose, infatti vi ricordate che avevamo 20 miliardi di nidi? Bene, adesso la zona è totalmente pacifica, vive soltanto di coniglietti e farfalline che volano, non c'è manco un furioso, non sto scherzando, ci sono, però. Insomma, la cosa più bella è che abbiamo liberato gran parte dei nidi, almeno tutti quelli che avevamo scoperto, zone, insomma, infette. Ci resta da fare bel po' di cose, cioè poche, ma cercheremo di farle tutto in questo episodio. La prima è che abbiamo questo avamposto qua, che è quello che voglio liberare adesso, che è dove ci sono 14 predoni. Non so cosa succede se conquistiamo un avamposto. Non so se diventa un avamposto così, oppure è un altro avamposto dove appunto avremo altre missioni e cazzi e mazzi. Poi proveremo a raccogliere questo sito della ricerca della Nero, almeno proveremo ad andare lì e poi andiamo a fare la missione principale. Praticamente non so se negli episodi precedenti si vede, perché forse è una delle missioni secondarie, diciamo. Diciamo che abbiamo recuperato tramite Tucker, ci vedeva di andare a visitare una ragazza che si aggirava in queste zone qua, e tra questa ragazza era una bambina. Questa bambina, il personaggio, gli ricorda la sorella di Sara, nostra moglie, ok? Quindi siamo abbastanza legati e dovrei andare qui a prendere un regalo per tirarle su il morale, perché in questo momento la ragazzina si trova a Hot Spring, ok? Quindi proveremo a fare tutte queste cazzate, non voglio, insomma, per farvi perdere tempo, 2 ore in chiacchiere, quindi andiamo avanti e non ci rompiamo la beniamata minchia. Ho modificato la moto, infatti è tutta rossa, poi vi faccio vedere magari più avanti. Abbiamo quest'arma che ho comprato. Praticamente quest'arma è un assalto ed è veramente OP, raga, è rotto, è forte, è forte. In più 105 proiettili, cioè, perché mi sono rifornito direttamente lì al negozio. Comunque, noi proveremo a fare un altro tentativo furtivamente. Qua all'inizio ci sono dei cecchini, c'è un cecchino qui e uno che adesso arriverà qua e mi ha visto. Meno uno. Non mi ha Quanti visto. siete in tutto? Perfetto, proveremo a liberare questo Silenzio. avamposto. Ecco, la mira è un po' strana, tipo a volte a me questi colpi mi fallivano, nonostante alla fine il personaggio è fermo. Vedi, questa è l'abilità che ci fa recuperare il dardo ogni tanto, abbiamo una probabilità, non è sicuro, però possiamo recuperare il dardo. Insomma, vediamo, liberiamo questo avamposto e vediamo poi che cosa succede. Porca puttana, attenzione, va bene, raga, fanculo la furtività. Come vedete, l'assalto è un tanta roba. Guardala! Oddio! Vuoi morire? Dai, guarda, un colpo di balestra ce lo spariamo, raga. Appena se faccia muore, appena se faccia muore, appena se faccia muore. Io ve l'ho detto. Guarda, guarda, c'è una precisione incredibile, anche se sembra imprecisa così apparentemente. Da qui è dove potevamo risalire dall'altro lato. Io ho preso questa salita qui perché, morendoci 50 volte, ho visto che era meglio. Comunque si poteva fare una base furtiva. Però non so se la difficoltà o quant'altro, no, ma si fa scemare sempre. Questo perché il nostro personaggio butta i piedi mentre cammina. Oh, dai, ma porco. No, madonna, non ci credo. Cioè, raga, mi hanno laserato. Allora, sono morto 512 volte, raga. L'unica cosa che cambia dalle altre volte è che ho scoperto di avere il silenziatore dell'arma primaria. Quindi magari se ci facciamo. Forse è coraggio. Penso sia meglio. Vaffanculo. Vaffanculo, raga. Mamma mia, il Oh, che bordello. d'ora in poi le strade saranno più sicure. Non molto, ma è già qualcosa. Perfetto. Allora, dove avete nascosto il bunker? Abbiamo So liberato che ne avete uno. l'avamposto e c'è un bunker da scoprire. Vediamo. Questa è Radio Free Organ. Mi Restate fai qua, sicuro, parlare, porco sicuro. del mondo. Allora, abbiamo liberato l'avamposto, abbiamo ascoltato queste note che tra l'altro sono dei collezionabili. Di tanto in tanto Copeland parlerà e ci darà un piccolo dialogo, sempre per farci capire più o meno la situation. Il bunker potrebbe essere questo. Esatto. Vediamo, entriamo sul bunker. Io ho lottato il lottabile. Cos'è? Non si può aprire? No, che si può aprire.
Cos'è una mappa? Con appunti, bene. La mappa con appunti. Accampamento nascosto di Horse Creek. Ok, abbiamo guadagnato comunque della fiducia. Cacciatore di accampamenti. Crea progetto sbloccato. Cosa ho sbloccato? Posso creare la mistura rinvigorante. Documenti, appunti su come costruire. Come si crea la mistura rinvigorante? Oh, porca puttana, una cosa della nero qua. Perfetto, andremo su questo così ci potenziamo ancora il vigore, che è la cosa che mi preoccupa di più. E poi il prossimo che prenderemo qua magari la vita. Ed eccoci qua, questa è la mia moto, raga, guardate quanto è figa la mia moto. Ci abbiamo messo il NOS, ci abbiamo messo tanta roba. Non so se può essere ancora potenziata, spero di sì, col tempo. Sempre quella cosa che magari vi dicevo in altri episodi, di mettere magari un porta tanica qua, qualcosa, un porta oggetti, qualcosa per poter trasportare una tanica e non rimanere a piedi come un coglione. Perché sembra una cosa quasi improbabile su sto gioco. Tipo su Mad Max, raga, non so chi di voi conosce il gioco Mad Max. C'era la probabilità di rimanere a piedi, però la benzina era così facile e soprattutto potevi caricare le taniche su un veicolo, quindi averne una di scorta, questa roba qua. Era difficile rimanere a piedi nel deserto, avere questa cosa di difficoltà. In parte mi piace che sia così, proprio perché quando rimani senza benzina, raga, di notte, cioè tu rischi, ma rischi tanto, raga, cioè non è c'è il bordello la notte qua, le orde di zombie, non è facile, non è facile, ecco. Mamma mia, ma raga, ma che ambientazioni dà sto gioco comunque. Che diavolo è questo suono? Ok, questo è un sito della Nero. Così. Perfetto. Un iniettore. Alla Nero si trattavano bene. Allora, potenziamo ancora il vigore. Già mi sento meglio. Perfettamente. Nel frattempo ne approfittiamo, lutto un pochino, me faccio benzina e ripartiamo. Attenzione. Va bene, ci dirigiamo direttamente verso l'altro sito della Nero, così vediamo se riusciamo ad arrivarci. Allora, il sito della Nero è questo. Praticamente, quando vi dicevo che probabilmente serve la moto per prendere questa cosa, è perché, se non sbaglio, da questo lato. Aspetta, perché dovremmo salire un po'. Perfetto, eccoci qua. Qua, in teoria, c'è tipo un salto da dover fare per arrivare lì. Ed è l'unico modo, raga, non ci sono altre strade. Quindi dobbiamo soltanto sperare che la nostra moto con tanto di noce riesca a raggiungere la zona. Speriamo. Prendiamo un po' di rincorsa tattica. E andiamo subito. Cazzutissimi. Potete commentare, sono un coglione se sei arrivato a questa parte del video. Va bene, raga, comunque non posso ancora andarci su quel sito della Nero, quindi io direi di ridirigerci direttamente verso la missione a prendere un regalo per Lisa. Mi pare che si chiamava Lisa, la ragazzina che avevamo salvato. Detto questo, ci vediamo lì e speriamo che poi si sblocca una missione collegata alla storia. Ok, ho messo, raga, mentre un punto abilità che mi permette di fare ancora meno rumore, soprattutto anche quando cado dall'alto. Magari a volte capita di scendere tipo da un punto così, se sotto c'è un nemico ti sente perché il personaggio mentre scende fa e altri versi simili che ti fanno sgamare. Ok, siamo quasi. Porca puttana, raga! L'ho appena visto, qua c'è un filo. Porca puttana, sono caduti in una trappola. No, vabbè, raga, io non ci credo, ero arrivato. No, cioè, vabbè, raga, però mi dimentico di salvare una rottura di cazzi. Cioè, dai, ma vaffanculo. Ok,
dopo 164 bestemmie siamo usciti di nuovo dal tunnel e siamo più o meno alla zona di prima. Adesso qua c'era la cazzo di imboscata. Era qua. Vedi, sono random queste cose, raga, non sempre ci sono, però cioè, ti rendi conto i pericoli. Ma quello che mi hanno buttato a terra, mi hanno ucciso. Come un altro campo. Oh, guarda qua, abbiamo scoperto un altro campo. Attenzione. No, 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 mi hanno già visto. Oh, Dio mio, vediamo. Vediamo se troviamo qualcosina. L'ho preso? Già raccolto, non so che cazzo ho preso, ma vabbè. Non c'è nient'altro qui. Ok. Bene, in teoria quindi possiamo ritornare da lei, da Lisa. Quindi dobbiamo ritornare all'accampamento di Tucker. Poco. Lisa, Vattene via. portato una cosa. È bellissima. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Senti, non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliano all'alba per lavorare. Vedete? È un po' un casino sta situazione. Però è salito il livello fiducia. Ora si è al sicuro. Ok. Quindi non lo so se riusciremo a salvarla Lisa da questa situazione. Allora, noi praticamente l'abbiamo trovata e portata qua. Semplicemente qua, dicendogli che qua starà bene. Solo che qua ti stai muto, figlio di una puttana. Solo che qua, come dicevo, è un campo di lavoro. Cioè, qua sono, diciamo, obbligati a lavorare per forza e a quanto pare anche forzatamente. E quindi vediamo se riusciremo a salvare Lisa da questa situazione. Buongiorno. La prendo, la prendo. Sarà utile un'arma così. Va bene, possiamo andarcene, dai. Abbiamo venduto tutto quello che avevamo. Abbiamo comprato questo nuovo fucilozzo che è una secondaria. Detto questo, di benzina dovremmo fare rifornimento. Possiamo dirigerci, dato che non abbiamo. Ah, no, ce l'abbiamo. Possiamo andare qua. Oh, questa è una missione. Il ricordo. Vediamo che succede. Impara da Sara come si raccoglie la lavanda. Vivremo un ricordo. Ok. Veloce! Porca troia! Porca puttana. Vedi, vedi, vedi. Vabbè, un po' ci siamo riforniti, queste cazzo. Mamma mia, ragazzi, il panico ti viene. Pure a mettere la benzina che sei fermo. Quel momento, vabbè, però abbiamo riempito quanto basta per arrivare. Va bene, ragazzi, dovremmo esserci. Siamo quasi arrivati ed è pieno di zombie qua. Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Non so, stavo. Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. Ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, 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 è che sono stanco. Ok, tu resta qui, riposati, io penso a qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda, andiamo, dai, 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 pensa, pensa. Messo male, Armando. Male, male. Vieni, ti mostro cosa stiamo cercando. Oh, trovato. Avanti, dai, concentrati. Si mette a pecora davanti a me, perdonami. Allora, questa qui si chiama Lavandula angustifolia. Lavanda. Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarla Dai, sono così. dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al Va fiore e bene. invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere Ma delicato. applicare pressione. Sì, ma senza esagerare. Sei pronto? Vai. Così, perfetto.
buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella, io ne raccolgo altre. Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di monoterpenoidi mutati che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti, sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa, contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Bose conosce uno che ha una fattoria a circa 5 chilometri da qui. Minchia. Fantastico. Boozer finirà in galera tirandosi dietro anche te. Che altro producete? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? No. Almeno non io. Davvero? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari. Quindi noi ci stiamo ricordando questa cosa della lavanda perché c'è questa sottospecie che viene usata per fare un farmaco contro le ustioni, quello che serve ad Armando. Sì. Sarà fantastica. Aspetta un attimo. Che c'è? Non volevo che ti fermassi con quello. Dai, che succede? È una storia lunga. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Il nostro personaggio qua si stava innamorando. Perché non mi parli delle tue piante? Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui. Soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco. Oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro... Guarda, dove c'è l'accampamento di Copeland, ragazzi, guardate com'era prima. Ci hanno fatto venire alcuni neri di Sacramento, solo per far incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale, ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe, fa morire dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto, promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. La lavanda, vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Mi ha detto di farlo delicatamente, ma noi le facciamo col coltello, così. Stile apocalittico. Benissimo. 2. Sì, continua così. Okay. L'ultima. Bene, portali qui. Oh. Per te. Wow, a Farewell sopravviva ancora la galanteria. Se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi! Oh. Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo più tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ce la fumiamo. Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare, a patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok, mi certo. Darai ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra. Però dai, ci sta a vivere questi ricordi, guarda. È triste come roba, raga. So strappare l'erba, me la so anche fumare. Ricordo, 30%. Non ci fate caso, tutto normale. Porca puttana. Ehi, scusa, non sono informissimo. Hai detto qualcosa? Sì, è una cosa che mi ha insegnato Sara qualche estate fa, prima... Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda. Si trova nelle zone d'ombra, lungo i fiumi o sulle sponde dei laghi. Vorrei provare a cercarla. Fratello, per come hai ridotto il braccio, muoverei di tutto. Vaffanculo alla lavanda. Portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni e tu te ne farai una ragione. No, d'accordo. Scusa, fratello, è solo che sto impazzendo qui, capiscimi? Non preoccuparti, Boozer. Andremo a nord, te lo giuro su Dio.
Non manca molto, ok? Vai, tranqui. Ok, chiudo. Porca puttana! No, come faccio? È lì la lavanda. Pensa. Pensa veloce! Devo li allontano. Alla The Walking Dead, allontano i vaganti. Sono morto, ragazzi, sono morto male. Porca puttana! Ai. Aiutami, aiutatemi! Prendo fuoco! Oh cazzo, raga, mamma mia, l'anzi! Vabbè, dai, dovevo... Odio, che odio! Ma allora, vi spiego in breve. Praticamente, io quando ho preso questa cosa della Nero, ok? Suonano gli allarmi. Il problema è che io non sapevo che c'era quel terzo allarme che mi è rimasto lì da un bel po'. E non riesco a disattivarlo semplicemente perché c'è un'orda, come vedete, che è rimasta lì. Carissima lavanda, come cazzo ti prendi? Forse se riesco a fare veloce intorno al lago 3 le riesco a prendere comunque. Porca puttana! Prova a fare la cazzata della vita, raga. Allora. Ok, abbiamo eliminato i primi due. Fermi tutti. Ci equipaggiamo le molotov. In teoria non ci hanno sentiti. Oh cazzo, mamma mia, raga. Va bene, ritorniamo. Levati dal cazzo. Ok, piano. Mamma mia. Vediamo. Ehi, Boozer. Porca troia! Sai, è buffo. Stavo ripensando a... qualche estate fa Sara mi portò a Bear Creek. Stavamo raccogliendo della lavanda e... mi hai insegnato a preparare un balsamo per le ustioni. Sai, oggi sono uscito. Ok? Sono stato sulla montagna, ho rimosso delle trappole. Insomma, il braccio è come nuovo. D'accordo, ok. Questo lo lascio qui. Ehi. Dammi un paio di giorni. Ok? Poi andiamo a nord, come dicevi, e lasciamo questo schifo. Certo. Sì. Non mi aspettavo di rivederti. Fatti aiutare, Armando. Un paio di giorni, missione completata. Ehi, non mi trattengo. Va bene, ragazzuoli. Io direi che per questo episodio ci possiamo salutare qua. Abbiamo fatto un bel po' di cose, io registro da un'ora praticamente, ma vi taglierò molte parti perché sono morto molte volte in questo episodio, insomma è un po' un casino. Detto questo, signori, io vedo di farmi in vostra assenza, mi conquisto questo accampamento e anche questo, che tanto in teoria non fanno altro che sbloccarti tipo delle cose nella mappa. Per esempio, noi prendendo questo accampamento, infatti vedete che qua mi è comparsa un'iscrizione storica, ti sblocca diciamo le cose prendibili nell'area. Questo io vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!